Chi abita a Genova come me è difficile capire come si vive vicino a una frontiera. È molto difficile perché, come sapete, la Liguria ha anche una sua forma particolare, quindi essendo Genova capoluogo, però ovviamente non si hanno le stesse problematiche, le stesse esigenze di tutte le altre zone. La Liguria è molto particolare ed è molto variegata. Quando sono andato a Ventimiglia mi sono ricordato di quando ero bambino. Quando ero bambino, io sono nato negli anni 80, esisteva ancora la frontiera e di quante volte io ho passato la frontiera col passaporto, perché all'epoca avevamo bisogno del passaporto. Rileggendo il libro mi sono accorto di come quella non fu solo per me un piccolo ricordo che poi con Schengen e la caduta delle frontiere si risolse, diciamo, il problema. Ormai passare tra Italia e Francia è una cosa abbastanza comune, viaggiare all'interno dell'Europa è una cosa comune. Avere una moneta unica ormai è diventata una cosa comune, ma all'epoca non lo era. C'erano tutte le divisioni del caso. Il lavoro di Zaccari fu di abbattere queste divisioni. Degli obiettivi che vorrei ricordare è quella nascita per l'appunto di zona transfrontaliera, di una regione unica all'interno che partiva dalla Costa Azzurra e arrivava fino a Bordighera. Poiché c'è da ricordare che alcune problematiche non hanno frontiere politiche, non hanno divisioni nette, ma hanno invece problemi comuni. La